Prima di iniziare la trasmissione di Campanile Sera, vi diamo una breve panoramica della città che scenderà in campo contro Monreale, Ariano Irpino. Sulla nazionale Napoli-Foggia, pressappoco a metà, c'è Ariano Irpino. La città sorge in splendida posizione panoramica ed è arroccata sopra gli antichi e potenti muraglioni. La piazza, detta affettuosamente il Chiazzullo, si anima ogni mattina presto, appena vanno e vengono i pullman. Il campanile è quello della cattedrale. Essa ha una severa facciata gotico-romanica. Nel bell'interno è conservato uno stensorio di scuola celliniana con due spine della corona di Nostro Signore, un pulpito del XVII secolo e due fonti battesimali di epoca diversa. Di fronte alla cattedrale sono ricordati Pasquale Stanislao Mancini e Francesco De Sanctis, due grandi cittadini dell'Irpinia. Attraverso le caratteristiche strade di Ariano si giunge alla chiesa di San Francesco, con un portale del 1250 e un coro ligneo del XV secolo. E si giunge anche alla chiesa di San Michele Arcangelo, dove è conservata una pregevolissima sedia abbaziale in pietra. Sono il piacevole leitmotiv di Ariano i vicoli. In essi si ritrovano i ceramisti. Ci furono momenti splendidi di questo artigianato, come attestano alcuni preziosi ed originali pezzi. Una costruzione architettonicamente pregevole è il Palazzo Ducale, con attorno un bel giardino. Un vasto parco è invece attorno ai resti del castello normanno, restaurato nel XV e nel XVI secolo, possenti i suoi torrioni cilindrici angolari. Il parco costituisce un'incantevole zona di riposo e di svago, con un'ampia vista panoramica. In un viale c'è il busto di Pietro Paolo Parzanese, il poeta del notissimo Rataplan. Attorno ad Ariano, ai suoi piedi, si estendono vasti campi e frutteti. Celebri sono le ciliegie irpine, apprezzate anche all'estero, soprattutto oltreoceano. Oggi la grande e legittima aspirazione di Ariano Irpino è quella di aumentare la sua notorietà turistica. Le passeggiate in Ariano possono infatti essere piacevolissime per qualsiasi visitatore, nelle stradine che offrono tutte e sempre qualche scorcio gustosamente pittorico, o alla scoperta di architetture tanto inaspettate quanto pregevoli. Ci sono anche una moderna attrezzatura alberghiera, ospitali e panoramiche terrazze, e la possibilità di interessanti svaghi. Poco distante da Ariano, per esempio, ci sono notevoli ritrovamenti archeologici con vestigia greche e romane e con pezzi dell'età preistorica. Potete
Poi, a sera, tutti gli irpini si possono incontrare di nuovo nel chiazzullo, che si trasforma in un animato caffè, in un salotto dove regna una tradizionale e calda ospitalità. Allora vedi il titolo. Sopra di fuori non si vede niente. Ma andando internamente, le stanze sono tutte cadute. Proprio distrutto completamente. Quindi quelle povere masserizie non esistono più. Adesso aspettiamo i pompieri, non so, che possono salvare il salvabile. Ma ripeti, noi come possiamo vivere? E nessuno si azzarda ad andare dentro. E come si fa ad azzardarsi là dentro? Si tratta di metterci la pelle, come si suol dire. E come questa, molte altre tutto case. Tutto Monte Carlo è così. Ma quasi il 100% delle case sono tutte in queste condizioni. Magari esternamente non si vede niente. Esternamente, ripeto, non si vede niente. Solamente hanno qualche casa così, insomma, che si vede di locale. Internamente sono tutte rotte. Invece sembrano buone. E allora, signora? La maggiore preoccupazione per i bambini, senza tetto, senza latte.
Signora, si è sistemata abbastanza bene? Beh, insomma, non c'è male. È di Ariano, lei? Sì, sì, sono dello Scalo. E tutte le altre famiglie che stanno qui allo scalo ferroviario di Ariano sono... Sì, sì, tutte dello scalo, stiamo così, insomma, nel vagone della ferrovia. Senta, la sua casa è rimasta distrutta? E quasi, insomma. Comunque è inabitabile? Sì, inabitabile, sì, non ci possiamo più abitare. E tutto questo è quello che ha potuto salvare? Beh, insomma, quasi tutto abbiamo salvato. È la prima notte che passate in questi vagoni? No, è la terza notte, la prima notte abbiamo passato fuori. Completamente all'aperto? Completamente all'aperto. Adesso forse si sta meglio? Beh, insomma, un pochino meglio. L'onorevole Sullo, quale ministro dei lavori pubblici, è competente per l'opera di ricostruzione a favore delle zone colpite dal terremoto. La sua azione di questi giorni, affiancata da quella dei suoi collaboratori, è stata ed è tutta rivolta alla predisposizione di piani per il più urgente adempimento di quest'opera di ricostruzione. Di più, il ministro Sullo si è già recato due volte nelle zone sinistrate. E quindi a lei, signor ministro, che ci rivolgiamo per avere le informazioni più dirette sull'azione che si sta svolgendo per rimediare ai danni del terremoto. La nostra azione ha parecchi obiettivi. Il primo obiettivo è quello dell'accertamento dei danni con un censimento analitico. Capisco che c'è fretta, ma se non si va casa per casa e se non ci si rende conto dell'abitato che deve essere demolito, di quello che può essere riparato e di quello che invece ha danni lievi o non è danneggiato, non si può neppure fare il preventivo delle esigenze immediate e a lunga scadenza. Io spero che entro una decina, quindicina di giorni si possa avere il quadro preciso delle situazioni abitazione per abitazione. E allora vengono fuori i problemi della ricostruzione e prima ancora i problemi del trattamento da fare agli abitanti di case che sono state demolite o che sono in via di demolizione. Ci siamo divisi un poco il compito con il genio militare. Il genio militare predispone baracche provvisorie, che devono essere veramente provvisorie, devono durare al massimo 2-3 mesi. I primi 2 miliardi che sono stati stanziati dal governo sono serviti per autorizzare le riparazioni più urgenti entro l'ambito di 500.000 lire. E secondo problema, quello di costruire nuove case.
Non sono passati 7 giorni ancora e noi ci troviamo già con appalti fatti. Abbiamo 2 miliardi messi a disposizione dall'Inacasa. Di questi 2 miliardi abbiamo programmato già l'impiego di 1 miliardo e 1 milione in provincia di Avellino e di 672 milioni in provincia di Benevento. 1 miliardo per lavoratori agricoli. Abbiamo programmato 336 milioni in provincia di Benevento e 500 in provincia di Avellino, per un totale di alloggi di 192 per l'Inacasa in provincia di Benevento e 286 per l'Inacasa in provincia di Avellino, di 86 per lavoratori agricoli in provincia di Benevento e di 143 in provincia di Avellino. 3 miliardi sono qualcosa. Va bene, c'è chi dice che sono poco rispetto al fabbisogno. Io non posso improvvisare così dilettantisticamente. Tra 10-15 giorni avremo tutti i dati e le cifre e potremo vedere di che cosa c'è bisogno. Nel frattempo potremo, nel Consiglio dei Ministri prossimo, approvare il disegno di legge che poi sarà sottoposto al Parlamento, con cui regolare tutta la materia degli indennizzi, della ricostruzione. Il governo si propone non solo un problema di pura e semplice ricostituzione e di ripristino degli immobili, ma sarebbe poco, ma un problema di risanamento e di bonifica dell'edilizia, perché se non creeremo degli incentivi, specialmente nell'edilizia rurale, delle campagne, per la costruzione di case nuove, con criteri moderni, possibilmente antisismici, ma basterebbero i criteri moderni, noi, anche quando i terremoti non hanno una intensità da creare disastri, avremo disastri nelle conseguenze della edilizia. Io voglio sperare che i fatti futuri ci metteranno in condizioni di poter operare con serenità e che ci sarà la solidarietà operante di tutto il Paese, non soltanto sul piano del sentimento, ma anche sul piano della ragione. Il terremoto ha colpito non soltanto i centri abitati e le cittadine, ha lasciato i suoi segni in tutti i casolari della campagna. Siamo a Sant'Arcangelo Trimonti, in provincia di Avellino. Era sua questa casa? Sì. L'avevate costruita voi? Sì, l'ho costruita con l'aiuto di mia madre, di mio padre, con i nostri sudati risparmi di 10 anni di lavoro, che si sono costate fatiche e ora è tutta una macerie che ci ha distrutto. Con un attimo di terremoto e stiamo sotto le tende mandateci dal governo. Il centro di soccorso di Grotta Minarda è stato allestito nella caserma dei carabinieri e nell'edificio del Palazzo Comunale. Il sindaco, professor Guerino De Placido, provvede direttamente alle cure della popolazione. Signor sindaco, vuol farci il bilancio della situazione qui a Grotta Minarda? Sì, senz'altro. Il bilancio della situazione a Grotta Minarda non è roseo, perché il paese in un primo momento presentava all'aspetto esteriore pochi e lievi danni. Invece, mentre si sono andate nell'interno delle case, si sono trovate delle volte abbastanza crollate, case lesionate e case anche danneggiate gravemente. Si può dire che delle case sinistrate abbiamo avuto il 60%, quindi quasi 1500 case sinistrate.
distrutto oltre il 10% e case danneggiate il 30%. Quali sono i problemi più importanti per Grotta Minardi, i problemi più importanti da affrontare per l'inverno? I problemi più importanti sono appunto il problema dell'alloggio, perché temporaneamente si possono sistemare sotto queste tende, perché il tempo, grazie a Dio, il tempo non minaccia, ma quando si avvicinerà l'autunno e ci sarà la stagione delle piogge, allora diventa un po' preoccupante, in quanto che poi la tenda non offre poi tutta la sicurezza e la possibilità di poter passare dei mesi freddi ed invernali. Per cui adesso abbiamo dato le coperte, noi speriamo che si possa provvedere subito a costruzione di alloggi. A Mirabelle Clano il sindaco, dottor Saverio Russo, ha costituito un comitato per coordinare l'assistenza e i soccorsi alla popolazione. Quali sono le maggiori preoccupazioni, signor sindaco? C'è stato lo sgomento che si è impadronito di noi e nei primi giorni, oggi in certo qual senso, si comincia ad avere le idee chiare che mettono in evidenza una situazione veramente disastrosa. Situazione che ha interessato e il centro abitato e le campagne, quasi nella proporzione identica. Dai primi bilanci statistici che effettua il Genio Civile nelle nostre zone si può quasi dire che l'80% delle abitazioni ha subito danni rilevanti. Molte case dovranno essere demolite. Difatti su 200 abitazioni visitate circa ho emesso ordinanza di sgombero per circa 80 famiglie. Ora, i problemi attuali sono numerosi, riguardano sia l'alloggio della gente che è stata sfrattata dai vicoli e che attualmente, come lei vede, è alloggiata nelle tendopoli che sono sparse in tutte le zone del paese, sia per quanto riguarda l'assicurazione dei servizi pubblici che sono stati compromessi. Per quante famiglie si pone il problema della casa? Dai dati statistici di cui noi veniamo in possesso giorno per giorno, si può dire a titolo di orientamento che il problema si pone per circa 3.000 persone. Ora noi stiamo studiando, stiamo cercando di coordinare sulla scorta degli aiuti che arrivano numerosi, per cui mi permetto di ringraziare tutte le città d'Italia che hanno indirizzato dei telegrammi e la catena di solidarietà che veramente ha commosso le nostre popolazioni e tutte le autorità che ci sono state vicine in questo momento. Il ministro Sullo è stato due volte e per due volte si è reso personalmente conto dei grossi problemi, gravosi, penosi problemi che bisogna affrontare con tutta urgenza. Grazie signor sindaco. Le case di Pietrelcina sono tutte in piedi, ma al 60% sono tutte lesionate. I 4.000 abitanti sono tutti nelle campagne. Quelli che vedete qui attorno a noi sono gli abitanti di Pietrelcina che hanno tentato di recuperare qualcosa dalle loro abitazioni devastate. Dottore, ci può fare un bilancio della situazione? Come lei ha detto, le case sono quasi completamente distrutte, ma e all'apparenza i muri sono all'impiedi, ma sia le volte sia i muri perimetrali sono tutti caduti. Infatti l'80% della popolazione ha sgombrato le case e l'abbiamo dovuti ricoverare nell'edificio scolastico, nelle tendopoli fatte sorgere apposta con le tende mandate dalla prefettura di Benevento. Per i bambini poi si è pensato all'assistente di riaprire l'asilo che era stato chiuso per le vacanze estive. E ieri l'opera maternità e infanzia ha inviato del latte, ha inviato degli indumenti per poter coprire specialmente i più piccoli. Per quanto si tratta la situazione poi delle nostre campagne, la maggior parte delle nostre case coloniche sono crollate e anche molti animali sono capitati sotto questi crolli.
E per i bambini che cosa si pensa di fare? Di mandarli fuori dal paese? Per i bambini, oggi aspettiamo questi dell'opera maternità in Vandia, mi pare che stanno creando qualche colonia per poterli assistere adesso in questi contingenti più brutti. Per i contadini è venuto l'ispettore dell'ispettorato agrario, il quale ha dato ordine di raccogliere le domande dei danni sopportati. Per quanto si tratta di abitazioni civili, sono stati funzionari del Genio Civile, i quali vanno girando casa per casa e si vanno accertando dei danni e stanno stilando le domande per poter sopperire ai primi bisogni. Le case più pericolanti sono state già puntellate, ci sono 2-3 ditte che sono venute qui per puntellare queste case, ma in tutti i modi la situazione non è ancora molto buona perché la gente è costretta a vivere fuori e un po' è ancora in preda al panico di questo susseguirsi di queste scosse che pare siano state 26 fino a questo momento. Signora, lei come si chiama? Lucia Davi. Qual è la sua casa? La mia casa è qui. Lei ci abitava da molto tempo qui? Sì, sono una quindicina di anni che ci abitavo. E di quante stanze è formata la sua casa? 6 stanze. Ed era coi figli su? Sì, coi miei figli. Due signori. E una bambina e io. I miei figli stavano tutti fuori. È riuscita ad avere comunicazione da loro? Sì, niente. È arrivata stamattina perché non avevano notizie. E adesso lei dove pensa di andare, signora? Stiamo giù. Giù nella campagna ancora? No, con un'altra casa. Fuori, dormiamo con mia nipote, che si è recuperata. Andiamo al mulino questa notte a dormire. Sono scappata da Molinara dopo il terremoto e sono venuta a Pietrelcina, dove ho trovato la famiglia fuori di casa, ho trovato la casa tutta disagiata, tutta rotta. Dove i figli l'ho trovato sano e salvo, ma con molta paura, credendo che i figli avevano acchiappato sotto le macerie. Ho la casa tutta crollata, non posso andare dentro per prelevare la roba, comunque sto ancora in mezzo alla strada. Mi sono operaio, che sto lavorando in Svizzera per guadagnare una fella di pane per me e per le mie figlie, è rimasto in mezzo alla strada di nuovo. E quanti bambini ha? 6. Dove sono adesso? Adesso tengo a campare a 200-300 metri sotto paese. La sua casa come, in che condizione si trova? È rovinata completamente. Da quante ore state lavorando? Stiamo lavorando dalla sera del 21.